questo convegno è stato organizzato in collaborazione tra il Dipartimento Dipendenze ASL e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Como, perché troppo spesso, come dire, gli adulti si trovano un po' spiazzati sulle modalità di utilizzo dei media, in particolare di internet e del web, che fanno i nostri ragazzi, e ci troviamo spesso spiazzati in termini di ruolo educativo, cioè quale atteggiamento tenere, diciamo, di fronte a questa situazione, cioè prendere posizioni di contrapposizione, di contrasto, oppure svolgere ancora il nostro ruolo educativo, ma da adulti però informati sull'argomento, quindi capaci di supportare e guidare i nostri giovani all'interno, diciamo, di questo grande mercato che è il web. Il senso e il fine di questo convegno è quello di mettere a fuoco tutti gli aspetti positivi, quindi le potenzialità connesse all'evoluzione ultime di internet, in particolare il social network, da una parte, dall'altra parte cercare di capire come, in termini generali, ma sempre specificamente rispetto alle evoluzioni, Facebook uno per tutti degli ultimi 2 o 3 anni, in termini di chance da una parte e rischi connessi dall'altra. In internet, oltre ad esserci noi, ci sono altri soggetti, e non sempre questi soggetti si comportano come noi vorremmo, riescono a contattare i nostri ragazzi e hanno un mezzo di contatto che è molto diretto e spesso purtroppo molto poco controllato dai genitori o da chi dovrebbe esercitare la tutela su di loro. Si apre e si estende la possibilità di accesso alla informazione. È innegabile che oggi, proprio grazie alle tecnologie basate sul web, l'accesso all'informazione sia notevolmente più ampio che in un passato recente. Secondo, sembrano crearsi le condizioni per un nuovo pluralismo.